Quanto influiscono gli altri su di noi? L'Everest è un buon modo per capirlo e lo vedremo in questa storia ad alta quota. Nel 2019 circa 900 persone hanno scalato la vetta dell'Everest, con 11 morti, pari all'1% circa. Nonostante queste statistiche positive, i media preferiscono ancora puntare su quell'1%. Nel 2019, ancora una volta, ci furono molti tormenti per le morti. Per le famiglie, ovviamente, la loro è l'unica storia che conta. Ci sono molte storie nere, ma raramente sentiamo parlare di storie di eroismo. Ma non è che non esistano. Probabilmente hai sentito molte storie di scalatori che calpestano cadaveri o lasciano morire altri senza cercare di aiutarli. Se l'1% muore sull'Everest, una percentuale molto maggiore di quella si è avvicinata alla morte, ma è tornata a raccontare la storia. Alcuni di loro hanno trovato la forza interiore per trovare la propria via d'uscita dalle difficoltà, mentre altri hanno avuto bisogno dell'incoraggiamento e dell'aiuto di compagni di squadra, sherpa, guide e membri di altre squadre. Ogni anno ci sono storie eroiche di salvataggio sull'Everest, ma raramente, se non mai, ne senti parlare. Uno dei motivi per cui non senti parlare di queste storie è perché hanno davvero bisogno di essere raccontate dalla vittima, e spesso loro non vogliono parlare dei problemi che causano agli altri, oppure si vergognano di quello che è successo, lo reputano un fallimento, anche se in realtà non lo è per niente. Roberto sull'Everest stava già lottando quando aveva raggiunto il Colle Sud dopo una faticosa salita sulla parete dell'Oze dal campo 3. Il Colle Sud è l'altopiano battuto dal vento a 8.000 metri, tra l'Everest e la sua montagna sorella, l'Oze, la quarta montagna più alta del mondo. Il Colle Sud è quasi 1.000 metri sotto la vetta ed è il trampolino di lancio per i tentativi della cima. La maggior parte delle squadre parte per la vetta la sera dell'ora arriva al colle e si arrampicano durante la notte, ma quando Roberto è arrivato lì, un forte vento soffiava attraverso il colle, ed il massimo che potevano fare era rannicchiarsi nelle loro tende. Inoltre, aveva già deciso che sarebbe stato chiedere troppo arrivare in cima il giorno dopo. Ha inviato il seguente messaggio a sua moglie. La mia scalata è finita, non ho mai sofferto così. Due grandi giorni per arrivare al campo base, poi finalmente rilassarsi e riscaldarsi. Ma nel cuore della notte il vento si è spento e il giorno seguente era sereno e soleggiato. La squadra di Roberto è rimasta sul colle quella mattina e ad un certo punto quel giorno hanno cambiato idea e Roberto ha inviato un altro messaggio a sua moglie. Che differenza fa un giorno? Punteremo alla vetta alle 8 di stasera. Bel tempo, mi sento carico. La mattina seguente ha realizzato ciò che aveva sognato per 39 anni e si è fermato sulla vetta dell'Everest. Secondo il suo racconto della scalata, era stata una salita relativamente semplice per lui. Era caldo e si sentiva forte, ma la coda di alpinisti lo avevano frustrato. Oltre 200 persone hanno raggiunto la vetta quel giorno di maggio. Ha stimato che in totale quasi 5 ore sono state aggiunte alla marcia, per i ritardi in salita e discesa. In verità la sua ascesa era stata tutt'altro che semplice, ed è probabile che fosse già nelle prime fasi dell'edema polmonare ad alta quota, una forma estrema di mal di montagna, in cui i polmoni si riempono di liquidi, mentre si trovava sulla vetta. Con l'avvicinarsi della stanchezza, la sua discesa divenne sempre più faticosa, ma continuò a lottare. Era come respirare con un sacchetto di plastica inserito in testa. Sotto il balcone, a circa 500 metri sopra il Colle Sud, ha trovato un ripido pendio troppo difficile da scendere a piedi, quindi decise di scivolare giù seduto. Era stato accompagnato fino in fondo da due sherpa, Sanghi e Pasang, che lo aspettavano pazientemente ad ogni passo. Raggiunsero il fondo del pendio e avevano ancora mezzo miglio per attraversare la distesa pianeggiante del Colle Sud. Ma se la discesa era stata un miracolo, attraversare una collina di 10 metri prima del campo 4 era troppo. A pochi metri dalle loro tende, Roberto crollò. Non riusciva più a respirare, figurarsi a camminare. Vedeva la sua famiglia davanti a sé, ma era solo un'allucinazione. Sentiva che era finita, solo una morte veloce poteva salvarlo. Questa volta Pasang non poteva fare nulla per spostarlo, così andò a cercare aiuto. Un gruppo di persone arrivò con tè, cibo e altro ossigeno. Hanno provato a scambiare la bottiglia di Roberto, ma non appena è stato disconnesso dal gas, ha iniziato a spasimare. Ci sono voluti 6 sherpa per sollevarlo, trascinarlo per il resto del percorso fino al campo e gettarlo in una tenda.
A questo punto due clienti, che erano essi stessi appena rientrati esausti dalla vetta, sono arrivati e hanno capito che ciò di cui Roberto aveva bisogno era un'iniezione di desametasone. Questo è un potente steroide solitamente usato dagli alpinisti d'alta quota per far riprendere gli scalatori. Una guida è arrivata da una squadra rivale e ha somministrato l'iniezione. Immediatamente funzionò e Roberto si riprese un po', anche se sarebbe stata una notte difficile. Roberto non poteva sdraiarsi perché il liquido nei suoi polmoni lo avrebbe fatto annegare. Inizialmente un altro sherpa, Mingma, si è seduto schiena contro schiena con lui per un paio d'ore, finché non hanno sistemato delle stuoie in cui Roberto si appoggiò. Quella notte Roberto si è seduto con i suoi tre compagni di squadra, Laura, che ha somministrato lo steroide, Ben, che è rimasto in contatto radio col campo base, e Barbara, che ha passato la notte a sciogliere la neve sui fornelli, perché tutti potessero bere. Roberto è sopravvissuto alla notte, ma era ancora al campo 4, a 8000 metri, ed era lontano dalla sicurezza, ancora nella zona della morte. Il giorno seguente il tempo era buono, ma Roberto impiegò più di 12 ore per scendere dalla parete dell'Oze fino al campo 2. Pasang si tenne due passi davanti a lui e ben due passi indietro. In fondo alla parete dell'Oze, sei sherpa di un'altra squadra arrivarono con una slitta per trainare Roberto per il miglio rimanente lungo la pianura del crono occidentale fino al campo 2. Due volte dovettero calargli un crepaccio e sollevarlo di nuovo dall'altra parte. C'era voluta l'assistenza di una ventina di persone per aiutarlo dalla vetta, a 8848 metri, al campo 2, situato a circa 6400 metri. La mattina seguente, alle 6 del mattino, un pilota ha volato con il suo elicottero nell'area rarefatta del Western Crow per prelevare Roberto e portarlo all'ospedale di Kathmandu. A Kathmandu gli sono stati diagnosticati un edema cerebrale d'alta quota e una polmonite. Era in ospedale da una settimana, ma ora era felicemente quasi guarito. Il punto di questa storia è che tutti, anche gli scalatori più esperti, possono avere una brutta giornata. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi sull'Everest, ci sono persone lì pronte per aiutare. Salvataggi come questo, con eroi grandi e piccoli che fanno tutto il possibile per dare a qualcuno la possibilità di sopravvivere, sono comuni sull'Everest, ma raramente ne sentiamo parlare. Quando ci sono morti sull'Everest, tutto quello che sentiamo dai media è che dipende da clienti inesperti che non dovrebbero essere sulla montagna, ma la maggior parte degli scalatori dell'Everest, come Roberto, ha tutto il diritto di esserci. Sono persone che hanno atteso per una vita qualcosa non impensabile, ma non è detto che ciò che riteniamo folle per qualcun altro lo sia realmente. È vero, ogni anno gli scalatori che si avvicinano all'Everest sono sempre di più, andando a rischiare la vita, spesso senza alcun ritorno, perlomeno economico, anzi, le spese da intraprendere sono molte. Eppure il numero di scalatori aumenta di anno in anno, ma se da un lato si raccontano storie di chi indietro non è potuto più tornare, dall'altro la maggioranza si hanno racconti positivi, di chi non ha lasciato nulla al caso e parte preparato all'eventualità e difficoltà che potrebbe incontrare su quella montagna. Se ti piacciono queste storie, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Un saluto e alla prossima!